Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo vlogmas. Ieri sera sono andata a dormire alla fine alle 6 di mattina. Questa è la faccia di una persona che spero a questo punto dormirà sull'aereo, perché forse tutto ciò sta succedendo perché io forse per una volta dormirò sull'aereo, chi lo sa, non vorrei parlare troppo in fretta. Comunque sono andata a dormire alle 6 di mattina perché ieri mi sono messa a letto, ok, vado a dormire, erano tipo le 4 o qualcosa del genere, e a un certo punto vedo che Julix è in live su TikTok. Ho commentato semplicemente dicendo ciao bla bla bla, e lei mi manda la richiesta per entrare in diretta. Sono entrata e sono rimasta 2 ore senza rendermene conto. Quindi seguiteci anche per non perdervi queste bellissime perle. Comunque oggi piove. Signor fidanzato, ieri gli ho detto che oggi non avevo da fare niente, quindi mi ha detto ok, verrò a trovarti. E io ok, sarò qui, però devo lavorare, quindi fatelo una ragione. E lui ok, sì, va bene. In più deve iniziarsi a portare i regali di Natale, quelli che gli ho fatto, perché sono 2 buste. Sta piovendo e infatti proprio la voglia oggi di uscire sarebbe stata sotto lo zero. Poi questi giorni sono sempre uscita, mi avete visto, quindi oggi relax, vediamo un po' cosa fare. Signora Ami, ve lo dico, è più provato di me quando andiamo a dormire tardi. Guardalo, tutto scombussolè, tutto scombussolè. Ieri ho provato la cremina, questa qui, mi sono fatta sia la maschera per il talon, sia ho messo questa proprio prima di andare a dormire, cioè proprio nel letto. E a parte il mio piede, che anche il mio piede, come potete vedere, è anemico come me, ragazzi, funziona, cioè era tutto scribulé questa parte. Intanto, signor fidanzato mi ha scritto I'm on my way, e quindi vuol dire che sta per arrivare. In realtà penso ci metterà un'oretta, cioè rimango in pigiama. Che sia ben chiaro. Però faccio la skincare, mi sistemo un attimo i capelli, poi faccio colazione barra pranzo, perché ovviamente potete capire bene che sono stata a letto, mi sono rigirata un po' e sono tipo quasi le 2. Ecco il mio pranzetto di oggi: insalata, peperone, 3 mini cetriolini, questa è la fish cake che ho fatto ieri, assaggiamo, e il tonno dove ci inzupperò così i cetriolini. Crac crac crac. Io mi sono fatta la mia skincare, ho fatto anche le boxer braids, così ho i capelli sistemati senza che però stanno troppo stretti. Signor fidanzato dovrebbe essere quasi arrivato in teoria, adesso lo sentiamo. Lo sapete che lui non ha mai visto i film della Disney? Ragazzi, mai. L'altra volta gli ho fatto vedere Mulan, lui tutto oh, ma che cos'è? Ma che vuol dire? Spiegami questo quell'altro. Oggi lo costringerò a vedere Frozen, perché i coreani amano Frozen, tant'è che ragazzi, cioè, stanno trasmettendo questi giorni, che è vicino a Natale tra virgolette, Frozen 1 e Frozen 2. Cioè, follia pura, quindi devo un attimo istruirlo sulla Disney. Oppure gli faccio vedere la sirenetta. Non lo so, non lo so. Sì, mio fidanzato è arrivato. Move your hand, please. Hi. Hi. Annyeong. Annyeong. Sto finendo il mio coso. È buonissimo questo. Adesso io lo faccio assaggiare. Devo fargli vedere Frozen. Did you ever watch this one? Yes or no? No, I didn't watch it. No, no. You can say in Italian. Devo? Devo? Vederlo. Vederlo. Good. Ami è qui sul buon JK. Vediamo cosa dice. You already know the characters. Elsa. Olaf. No. You don't know the songs. Let it go. Let it go. No ragazzi, guardate cosa mi ha portato. Pensavo avesse rubato una delle mie sul tavolo. Guardate il sognetto di Natale. Se lo volevo troppo l'alberello di Natale. Ha 3 capelli, letteralmente 3 capelli. Allora, ve l'ho detto, signor fidanzato non poteva rimanere tanto. Infatti non abbiamo neanche finito di vedere il film, perché poi doveva tornare al lavoro, fare dei giri bla bla bla. Quindi questo Frozen è ancora da vedere. Intanto sto facendo uno snacchino con un paninetto. Ho messo un attimo la lavatrice, quindi si è sentito rumore sottofondo. E adesso mi metto a editare il video che deve uscire oggi. Oltre al Sunny Angel, che come vedete l'altra volta mi aveva preso questo. Stavolta questo qui abbiamo trovato, e qui ci sono anche i fiori, quelli che mi ha regalato, che si sono essiccati. Poi l'altro giorno mi ha anche montato questa vetrinetta, che io non riuscivo a montarla da sola, vi giuro. Questa vetrinetta per i fanco di BTS, stupenda, almeno non prendo il polvere. Mi ha regalato anche questa. Ovviamente sa la mia ossessione per le Kuromi e continua a darmene in continuazione, perché ad esempio tutte queste me le ha date lui. Ma lì dietro c'è una bustina, che cos'è? Ma mi ha lasciato una bustina. Mica si è ricordato di dirmelo. No vabbè raga, comunque, cioè, capite che persona è. Prima mi fa: che cosa
È cambiato in casa tua. E io guardavo, dico, ma che cosa? E mi aveva messo la box di Kuromi, perché è sempre una mystery. Vedete, questa qui è la pupazzetta che ci ho trovato, bellissime. Adesso le voglio tutte, ovviamente. Ma questa mica me l'aveva detta. No, il pazzo. No, ragazzi, mi ha scritto una letterina per Natale. Il bello è che ci ho messo tutti gli stickerini dentro, vi giuro. Che amore. Anche oggi ceno alle 10 di sera, quindi vediamo un po' che cosa possiamo preparare. Anche perché oggi è stata veramente una giornata un po' incasinata, un po' così che non sappiamo bene. Forse questo probabilmente sarà il vlogmas più corto di quest'anno. Qua ho preparato delle verdure che devo fare tutte insieme in padella, per appunto togliere le cose quando facciamo caso che devo lavare, bla bla bla. E questo invece è quello che voglio fare adesso. Quindi in padella metto questi due mandù, in realtà credo di averne anche altri. Qui c'è la cipolla che farò con il pak choi e i funghetti questi qua, e poi metto insomma tutto insieme, alla fine metto i mandù quando ho finito di fare le verdurine. Quindi prendiamo la mia spadellanza qua, prendiamo il fornello del male, che vi giuro io questi fornelli a induzione proprio non li sopporto. Ci andiamo a mettere olio normale, questo qui è quello d'oliva, e olio di sesamo. Metto anche un po' della salsa, questa buldak, che è super super piccante. Infatti devo stare attenta, ogni volta esagero perché mi scordo, perché dà proprio quel pizzicorio che vi rimane, tipo retrogusto, ed è peggio della piccantezza stessa. Vado a lavare il pak choi. Personalmente io adoro il pak choi e taglio soltanto la parte del culettino, chiamiamolo così, e poi ci rimangono tutte le foglie. Solitamente le ritaglio a metà, soprattutto se devo fare queste cose in padella, ma questo qua ci mette veramente un secondo a diventare tipo gli spinaci, quindi diventa meno. Questo tra l'altro è buonissimo anche se lo mischiate insieme quando fate il ramen. Ora funghi e noki, stessa cosa, questi diventano pochissimi alla fine. Poi io ho una passione per i funghi assurda. Qui in Corea se ne trovano di tantissimi tipi, ovviamente. Questa lavatrice sottofondo la odio, mentre magari noi in Italia abbiamo più tipo i champignon, quelli un po' classici così, che a me ad esempio non piacciono, perché a me piacciono i funghi belli viscidosi. Quindi sì, tipo i porcini, adoro tipo il portobello. Oppure questi qua in Corea sono i miei preferiti, che io diciamo li chiamo i funghi da barbecue, perché sono quelli che vi danno ai barbecue. Aggiungo anche un po' di erba cipollina, questa l'avevo tagliata, anzi scusate, l'avevo lavata ieri quando stavo facendo appunto la fish cake. Però è buonissima, io l'adoro. Sono molto veloce perché queste si appassiscono subito. Mia madre mi sta continuando a tartassare dicendomi che non vede l'ora che torno per cucinarle qualcosa, perché le mancano le mie ricettine. In effetti si è resa conto che ero io quella che cucinavo tanto in casa. Grazie. Questi sono i comportamenti tossici. Non potete accorgervi del vostro valore solo quando ce ne andiamo, ok? Vado ad aggiungere i mandù. E ora dobbiamo appunto aspettare che si cuocia il tutto. Molto semplice. Poi alla fine aggiungo un po' di salsa di soia. Ovviamente sta continuando a piovere, però Ami ho portato fuori. E tra l'altro oggi voglio assolutamente andare a dormire presto. Contate che adesso sono le 23, quindi finisco che si fa la lavatrice, la stendo e poi porto Ami fuori. Torno e mi metto a letto, perché sento proprio la stanchezza che incombe. Domani mi devo svegliare tra l'altro verso le 9 per editare questo video. Poi verso l'una ho l'appuntamento per andare a rifare le unghiette, che sono in condizioni abbastanza pettinose. Questa è quella che ci ho preso la botta, mi si alza, mi dà un fastidio assurdo. Guardate proprio quanta ricrescitina. Quindi dobbiamo purtroppo salutare la bellissima Kuromincina. Detto ciò, comunque io per oggi stacco, perché tanto appunto non facciamo più niente di interessante. Mi dispiace che questo vlog sia stato un po' così, però appunto per tenervi compagnia ho detto preferisco registrare qualcosa piuttosto che non fare nulla. Quindi ci vediamo nel vlog di domani, che sicuro sarà più interessante, perché poi devo anche andare da Ross, quindi sarà una giornata bella ricca. Vi mando un bacio, grazie per essere stati con me anche oggi, e ci vediamo al prossimo. Ciao.